Buonasera e buon sabato, 20:36. Buonasera Concita De Gregorio. Buonasera Davide. Allora, il cantiere preelettorale della politica è sempre in fibrillazione, come avete sentito anche dal nostro telegiornale. Salvini dice: proporremo i ministri prima del voto a che gli elettori sappiano quale sarà la nostra squadra di governo. Poi questo incontro, anzi questa alleanza tra Di Maio e Tabacci, che saranno insieme. Calenda sembra spostarsi sempre di più verso il Partito Democratico. Beppe Grillo con una dichiarazione come al solito curiosa delle sue: alcuni di noi sono caduti, altri contagiati dagli zombie, ma dice Beppe Grillo vinceremo. Di tutto questo e anche di quanto è avvenuto oggi in Val di Susa abbiamo le immagini al cantiere della TAV, assalto al cantiere, 12, ecco le immagini che ci vengono, ci arrivano direttamente da lì, 12 agenti feriti in Val di Susa. Ne parliamo con l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco. Buonasera e bentornato. Gianni Cuperlo, uno dei fondatori del Partito Democratico, uno dei grandi dirigenti, buonasera e grazie per essere buonasera, con noi. Grazie. Collegata da Bologna la vice sindaca Emily Clancy, grazie per essere con noi. E Federico Pizzarotti, già sindaco di Parma, protagonista anche lui della giornata di oggi, perché ha depositato la sua lista civica nazionale e quindi parleremo appunto di quanto avviene nel cantiere del centro-sinistra. Pochi minuti e arriviamo in diretta con il caso Santoro, sì. L'ho tenuto in fondo, ma c'è pure lui, il partito che non c'è. A tra poco. Buonasera, bentornati in onda, sono le 20:44 minuti, buonasera Davide. Ciao cara Concita, buonasera. Stasera ci occupiamo dell'arcipelago della sinistra, la destra ce l'abbiamo chiara, ne abbiamo parlato tanto, meno chiaro è che cosa succede a sinistra. Allora oggi è appena arrivata un'agenzia di Enrico Letta che dice non ci sono veti su Renzi, sapete che Calenda ha aperto a Gelmini e Carfagna, quindi pezzi di Forza Italia o ex Forza Italia sono entrati in Azione, ma ancora non sappiamo se Azione entrerà, aderirà o si affiancherà al PD. Intanto però uno dei nostri ospiti, Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma, ha depositato oggi il simbolo della sua lista civica nazionale e gli chiederemo molto presto se è la stessa cosa, è una cosa simile o parzialmente somigliante a quella che presenterà Luigi Di Maio con il car sharing, diciamo così, di Bruno Tabacci, che presta questa volta a Di Maio il suo simbolo dopo averlo prestato, vi ricorderete, a Emma Bonino qualche tempo fa. Ne parliamo con Emily Clancy, alla quale chiederemo del partito che non c'è, di cui Michele Santoro sente, forse non solo lui, il bisogno, e oggi è la grande discussione del giorno. Santoro fonderà un partito, vi ricorderete Santoro è già stato eurodeputato per l'Ulivo ai tempi di Romano Prodi, ma adesso il PD evidentemente si è spostato a destra rispetto a lui, si sente il bisogno di un partito a sinistra. Ne parliamo con Gianni Cuperlo, buonasera, buonasera e grazie. Benvenuto, con Massimo Franco che ringraziamo buonasera. Di questo estremo sforzo pre-vacanziero per essere piacere. Con noi. E quindi cominciamo da questo. Allora intanto io chiederei a Pizzarotti, questo vostro simbolo, lista civica nazionale, è la stessa cosa, è parzialmente diverso? Che cos'è rispetto a insieme per il futuro o stare insieme per com'è? Futuro. Intanto bisognerebbe sì, che funzionasse il collegamento, poi dopo stiamo insieme quanto vogliamo. Eccolo. Però cioè, è tornato. Pizzarotti, allora a lei. È saltato di nuovo. Allora, salto. Niente, non si può parlare con Pizzarotti che è in montagna. A sinistra, però, aveva detto in montagna, in un paese molto piccolo. Ci dirà lei quando è disponibile a spiegarci che cos'è la lista civica nazionale. E, è pronto? Non è pronto. Allora, Gianni, com'è la situazione, Gianni Cuperlo, com'è la situazione di questo arcipelago a sinistra? Manca un partito? Manca un pezzo? No, un partito spero ci sia, almeno quello che io indegnamente rappresento qui questa sera. Ma io penso che la domanda con chi ti allei è figlia di una pessima legge elettorale. La domanda per fare che cosa è figlia dei bisogni del Paese. E credo che dobbiamo avere così la capacità di tenere assieme allo stesso tempo distinti questi due piani. Perché la pessima legge elettorale obbliga a delle alleanze che sono state definite di carattere tecnico. Poi in verità le alleanze sono sempre anche politiche, diciamoci la verità. Però implicano la necessità di aggregare quelle forze, quelle sigle, che in qualche modo sono accomunate da un giudizio comune su quello che è accaduto in queste ultime settimane
e sulla possibilità di mettere in campo dei valori, delle proposte, dei progetti comuni. Però la legge elettorale è questa, e la legge elettorale, come lei diceva, impone di presentarsi agli elettori con delle alleanze. Questi sono i numeri, forse possiamo vedere il cartello che abbiamo appena intravisto, e il centro-sinistra in questo momento è stimato nelle intenzioni di voto al 33, il centrodestra al 45, ed è anche per questo che qualcuno dice: ma perché non ci ripensate rispetto all'alleanza col Movimento 5 Stelle? Perché a quel punto sarebbe contendibile la faccenda. Perché ci deve essere un Ubicon System, insomma, una capacità di tenere assieme forze che vogliono stare assieme. Noi abbiamo apprezzato, io ho apprezzato l'evoluzione che il Movimento 5 Stelle ha conosciuto in questa legislatura. Il Movimento 5 Stelle dell'inizio del 2018, sul terreno delle sue scelte, dei suoi valori di riferimento, l'antieuropeismo, l'antipolitica, non ha quasi nulla a che vedere col movimento della fine di questa legislatura. Però il Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nelle ultime settimane si sono assunti una responsabilità gravissima, che è stata quella di far cadere il governo Draghi in un momento molto difficile, per certi versi anche drammatico, della vita del Paese. E lei dice che l'elettorato non capirebbe. È una ferita, è un vulnus che se noi accantonassimo come se non ci fosse stata, in ragione del realismo politico di quelle cifre che lei fa vedere, rischia di mettere in discussione anche la credibilità e la capacità del Partito Democratico e delle forze che si alleeranno con noi di attrarre consensi. È vero, mi faccio dire solo questo, quelle percentuali sono apparentemente impietose e nessuno nega che sia una battaglia difficile quella che noi stiamo per affrontare. Ma non è una battaglia impossibile se la affrontiamo con lo spirito giusto, che vuol dire anche nella chiarezza, nella coerenza dei valori che metteremo in campo, delle proposte, andare a scuotere la pianta, l'albero dell'astensione, e recuperare almeno alcuni milioni di italiani che oggi, io lo so, lo riconosco, ve lo dico, sono disillusi, disincantati, ma possono trovare delle ragioni per uscire di casa quella domenica, andare al seggio e votare per il centro-sinistra, perché non solo perché l'alternativa è peggio, forse ne parleremo, ma perché questo Paese ha il diritto e il bisogno di avere una maggioranza e un governo che garantisca di mantenere saldamente l'Italia nei binari della sua tradizione e della sua storia. Vediamo, scusa, prima che ricada la linea, solo, vediamo se c'è Pizzarotti che ci può rispondere alla domanda, perché sarei molto interessata a sapere se lui e Di Maio, cioè il partito, la lista civica dei sindaci, e Insieme per il futuro di Di Maio saranno nello stesso simbolo e un'unica proposta o no? C'è Pizzarotti? Noi lo vediamo. Lo vediamo, ma non c'è. No, ma così si va aspettando Godot praticamente. Torniamo a lui. Andiamo subito da Massimo Franco e poi ovviamente da Emily Clancy, perché su quello che accade nel centro-sinistra diventa interessante. Franco oggi sul Corriere della Sera ci ha raccontato il travaglio dei grillini e su questo abbiamo detto, e poi ci torneremo. Ma rimaniamo nel campo del centro-sinistra. Quello che diceva Gianni Cuperlo, cioè la difficoltà per il centro-sinistra oggi di allargare il proprio cantiere è nei fatti. Perché? Perché se uno allarga troppo a sinistra rischia di perdere alcuni pezzi di elettorato, se lo fa dall'altra parte rimane scoperto a sinistra. Allora, se lei avesse voglia di farci un quadro esattamente di quale può essere la strategia che alla fine il Partito Democratico seguirà. Devo dire, la sensazione che ho è che il Partito Democratico abbia scelto quasi per necessità, perché nel momento in cui scompare l'asse con Conte, non per colpa di Enrico Letta, ma per colpa di Conte e dei grillini, è logico che lì non c'è più uno spazio e quindi là non si può non chiudere. Anche perché io, a differenza di Gianni Cuperlo, non sono convinto che il Movimento 5 Stelle porterebbe molti voti a questo PD, perché c'è sia un problema di rottura del governo Draghi, sia il fatto che rispetto all'aggressione russa all'Ucraina, là ci sono stati dei problemi. La rottura di Di Maio con Conte si è consumata sul fatto degli aiuti militari all'Ucraina. Quindi, secondo me, c'è una alleanza che Letta sta cercando di costruire, viene considerata centrista. Secondo me il problema è che forse bisognerebbe anche rivedere l'analisi sui cromosomi di sinistra e Movimento 5 Stelle, che io non vedo così radicati né così diffusi.
E terzo, penso anche che è logico che oggi ci siano questi numeri, ma credo anche che ci sia un elemento che avvantaggia il centro-sinistra, che può essere la politica europea. Oggi ne parlava, se non sbaglio, Giorgio Lamalfa, professor Lamalfa, dicendo che sull'Europa in realtà si sta prefigurando nel centro-sinistra una compattezza superiore a quella del centro-destra. Ecco, infatti, ma perché, così poi andiamo da Emily, ma ci spieghi ancora questo, perché le divisioni del centro-destra sono meno che ci sono, sulla politica estera, ma anche su altre grandi questioni, sono meno percepite dall'elettorato rispetto alle divisioni del centro-sinistra? Beh, perché? Io ho l'impressione che il blocco sociale sia più omogeneo, innanzitutto, e secondo il balsamo dell'ambizione della vittoria è una cosa che fa superare molte difficoltà. Il balsamo dell'ambizione della vittoria, questo da tenere a mente. No, ma è così, cioè loro sono abbastanza sicuri di vincere, quindi questo ha fatto in modo che fossero subito superate, almeno formalmente, le divisioni. Però dobbiamo ricordarlo, Salvini è un interlocutore di Marine Le Pen e di Alternative für Deutschland, quindi l'estrema destra europea. E Giorgia Meloni fa parte dello schieramento conservatore, Berlusconi è il Partito Popolare ma è un amico di Putin, quindi, e sono tutti quanti in rapporti ottimi con Orbán, quindi lì secondo me, mentre sull'atlantismo soprattutto Giorgia Meloni avrà un rapporto ottimo, con l'Unione Europea non lo so, su questo il centrosinistra è avvantaggiato perché sia il PD, sia Calenda, sia Renzi sono considerati persone che non solo si aggrappano all'agenda Draghi, ma hanno anche delle credenziali europeiste che il centrodestra non ha almeno per intero. E se però posso... in questa intervista oggi Michele Santoro diceva, adesso vediamo, magari introduciamo l'argomento con un piccolo video che abbiamo preparato, sostanzialmente diceva le divisioni in politica estera nel centrodestra ci sono eclatanti, Meloni diciamo neoatlantista, mentre Salvini è filo putiniano, non si vede perché anche la sinistra non possa accogliere posizioni diverse in politica estera. Andiamo da Emily Clancy facendole vedere questo servizio su Michele Santoro. Siccome io penso che stasera sia solo l'inizio, ebbene, l'inizio sia libero. La notte è un incubo ormai ricorrente, mi appare Giulio Andreotti e io lo saluto con affetto. Non eleggiamo più i presidenti del Consiglio da 15 anni, però siamo una grande democrazia. Io non ho un partito in Italia, capisci? Io non ho un partito, sono come Ciccio Ingrassia sull'albero che grida voglio una donna. Personalmente non mi interessa far parte di un mondo nel quale la maggioranza delle persone non si può più esprimere, né sul piano informativo né sul piano politico. Non che per aiutare Zelensky dobbiamo andare in una terza guerra mondiale. Che campo? Basta la guerra, basta le armi, basta! Perché la prima cosa che dobbiamo rifiutare di fare è proprio quella di essere eroi. Allora, Emily Clancy, lei a Bologna, diciamo, voi avete incarnato il modello Bologna, un modello allargato a una sinistra anche vivace, a una sinistra civica, insomma, di cui lei è esponente. La convince questo ragionamento di Michele Santoro? Anche lei sente il vuoto della mancanza di un partito, di un pezzo di sinistra? Diciamo che per me innanzitutto è importante ricordare che in questo dibattito, anche sulle elezioni politiche di questo momento, sono stati completamente sovvertiti causa ed effetto. Cioè noi non ci troviamo oggi a discutere del fronte repubblicano o delle grandi alleanze che tengono dentro posizioni anche molto diverse tra loro, perché la destra avanza e perché la destra rischia di ottenere i seggi necessari a cambiare la Costituzione da sola, che chiaramente è un fatto emblematico, drammatico, che preoccupa. Ma la peggiore destra, regressiva, pericolosa, rischia di ottenere quei numeri senza precedenti proprio perché è da anni che a sinistra non si costruisce una proposta politica chiara, baricentrica a sinistra, capace di costruire un'agenda sociale che risponda ai problemi del paese. E le alleanze si discutono sulle persone, non sui temi e sulle proposte, come invece abbiamo fatto a Bologna.
Penso che anche l'ultimo governo Draghi sia mostrato incapace di dare risposte di cui il nostro paese aveva bisogno per uscire dalla crisi economica, ambientale, sanitaria che stiamo vivendo. Quindi, diciamo, più che l'ennesimo partito, mi interessa che ci siano quelle proposte di cui Santoro parla. Io sono stata alla sua iniziativa al Teatro Ghione proprio per questo: la pace, l'ambiente, la riconversione ecologica, il lavoro al centro, la precarietà. Questi sono i temi su cui mi aspetterei che si discutesse e su cui si potrebbero definire i perimetri di una coalizione in modo chiaro. Perché quando parti dalla proposta politica, allora le alleanze vengono in maniera molto più naturale. Mentre stiamo discutendo invece in questa direzione un po' schizofrenica, senza chiarire il perimetro e senza soprattutto parlare dell'agenda sociale che può rispondere ai bisogni del paese in questo momento. Certo, però Enrico certo. Letta dice la sinistra siamo noi, no? Alla domanda l'altro giorno, proprio alla presentazione del libro Rinascimento Europeo di Gianni Cuperlo, Enrico Letta diceva no, non c'è bisogno di una sinistra, sinistra del PD, la sinistra siamo noi. Ma io penso che il PD sia l'architrave, il partito centrale di una coalizione, di un'alleanza di centro-sinistra che mette al centro esattamente i temi e le parole che Emily Clancy ha appena richiamato. Se dovessi dire l'indicazione prioritaria dal mio punto di vista, direi in questo paese il diritto ad essere assistiti e curati non in ragione del proprio reddito, del 740 dichiarato, ma del principio di accesso alle cure, ad una sanità che ti protegge nei momenti del bisogno. Oppure direi, con una vecchia citazione di quando eravamo ragazzi, pane e rose, pane e casu, lavoro e ambiente, sapendo, alzando lo sguardo sull'Europa, che ovunque, dalla Francia al Regno Unito all'Olanda, ci sono proteste e conflitti sociali che hanno a che vedere con l'impatto della transizione ecologica sulla tenuta dei diritti, dei redditi, delle fasce sociali più colpite. Tutto questo deve rientrare al centro della nostra campagna elettorale, con un'aggiunta che mi permetto di fare anche alla luce del servizio su Michele Santoro, che è vero, noi discutiamo molto con i nostri potenziali alleati, siamo pronti a costruire questa alleanza con altre forze fuori dal PD, perché penso che il PD sia fondamentale per un'alternativa alla destra, ma da soli non bastiamo. La destra questo bisogno non l'ha avuto. Si sono riuniti in un paio d'ore e hanno archiviato la questione con Forza Italia e la Lega, Berlusconi e Salvini, che sostanzialmente si sono acconciati a delegare a Giorgia Meloni, con le caratteristiche che ricordava prima Massimo Franco, la guida di quella coalizione, che rischia concretamente di portare l'Italia su di un binario, di farla deragliare dalla storia e dalla tradizione di questo paese sul terreno della politica estera, delle alleanze internazionali, che non sono un dettaglio, perché puoi dividerti su tante cose. Io penso che sia difficile camminare assieme con chi propone di abrogare il reddito di cittadinanza, per esempio, ma si può discutere. Io sono fondamentalmente favorevole a quel provvedimento. E che sarebbe Renzi, peraltro, Ma sulla politica estera, sulla collocazione internazionale del paese, è molto difficile dividersi. E se mi regalate ancora 30 secondi... Sì, anche se, scusi, per rispondere anche alla vice sindaca di Bologna, la questione che lei pone, ad esempio, rispetto alla guerra, è una questione che in una parte della sinistra è determinante, no? Tanto è vero che il movimento di Santoro si autodefinisce pacifista, no? Sì, la riunione antimilitarista, del teatro Ghione. Pacifismo 4.0, cioè, chiamiamolo come vi pare, però che l'anima che la Clancy qui giustamente vuole rappresentare non condivide l'agenda Draghi anche nell'invio delle armi, anche forse nelle ultime decisioni prese dalla maggioranza di governo, o mi sbaglio? Ma io non penso che l'agenda Draghi debba essere l'agenda del Partito Democratico. Lo riferisco in particolare ad alcune scelte sul terreno economico e sociale. Ha fatto delle cose importanti il governo Draghi, le abbiamo sostenute sul terreno anche dei diritti, degli interessi dei lavoratori. Ma per esempio la delega fiscale era una delega molto generica, come inevitabile che fosse per una maggioranza comprensiva del Partito Democratico, certo, e della Lega di Matteo Salvini, che vuole la flat tax, quindi sono cose anche difficilmente compatibili. Sulla guerra in Ucraina abbiamo preso noi, il Partito Democratico, il governo dell'Italia, una posizione chiarissima che io penso è giusto rivendicare, con il rispetto dovuto a posizioni diverse, anche alla linea di un pacifismo integrale. Io penso che anche il sostegno alla resistenza militare e armata del popolo ucraino sia stata una scelta giusta. Poi è evidente che dobbiamo lavorare per una soluzione pacifica ed una trattativa, una tregua, anche a fronte del fatto, me lo fate dire, che da qualche settimana, diciamo, la guerra è scomparsa dall'orizzonte della nostra agenda.
quando invece lì si continua a morire, si continua a soffrire. E quindi io credo che tenere una barra diritta sul fatto che un paese sovrano, la Federazione Russa, non può invadere un paese democratico e sovrano come l'Ucraina, resta un pilastro della politica estera e della collocazione internazionale del nostro paese. Sì, d'altra parte, insomma, il mantra della Lega era padroni a casa nostra, e poi non si capisce come si possa in qualche modo invece sostenere un regime che invade casa d'altri, no? Questo, però è anche i rapporti degli esponenti di punta, lo ricordava Massimo Franco, della destra italiana, da Berlusconi a Salvini, nel rapporto pregresso con Putin, sono questioni aperte che interrogano, ripeto, la tenuta però, del sistema paese. Diciamo, adesso questo l'abbiamo detto e questo argomento lo chiudiamo. Noi tante volte ci siamo detti in redazione quanto tutto questo interesserà davvero, quanto inciderà, diciamo, il corpo profondo degli italiani, no? Quanto la politica estera, che pure è fondamentale perché si riverbera nelle politiche nazionali, non solo, e anche viceversa, però questo poi alla fine in campagna elettorale chissà quanto entrerà. Io, con sprezzo del pericolo, provo per la terza volta a collegarmi con Pizzarotti. Mi piace. Vediamo perché non sei per nulla testata. No, io non ho paura del ridicolo. Buonasera Pizzarotti, ecco, vedi che ce l'abbiamo fatta. Noi volevamo sapere se la lista civica nazionale, in questo grande affollamento al centro che c'è adesso, lo schieramento di centro-sinistra, se fosse una bilancia sarebbe centro-sinistra, diciamo molto pesante al centro, adesso è arrivata la sua lista civica nazionale, ma anche il partito di Di Maio, che non sappiamo ancora se si chiamerà Insieme per il Futuro. La domanda è: sarete insieme in un unico simbolo, voi sindaci, lista civica e Di Maio? Ma intanto partiamo dal nostro progetto, che ha una sua connotazione e che quindi sminuire dicendo al centro, secondo me, non coglie lo spirito dell'iniziativa, che vede la volontà di aggregare, come fanno le liste civiche, in affiancamento, come diceva Cooperlo, a partiti che fanno da architrave, ma che sempre di più per vincere hanno bisogno di chi li affianca. Noi puntiamo e dialoghiamo con amministratori, che siano sindaci, assessori, consiglieri, ma società civile, associazioni, imprenditori, che, come avviene nella composizione delle liste civiche, voglia costruire una grande lista che vada in questo senso per il paese. Pensiamo anche a quegli amministratori di centro-centrodestra che sono delusi oggi da un centrodestra che non è più centrodestra. Ci faccia ma qualche nome, Pizzarotti, così qualcosa al centro. Se può, spoiler qualche nome, così diamo volti alla sua iniziativa politica. Ma allora, noi stiamo dialogando con sindaci di città grandi, amministrati in questo caso dal Partito Democratico, quindi noi stiamo dialogando con Gori, con Palazzi, con Salvemini e con tanti altri. Questo dialogo a cosa porterà? Lo scopriremo, come dire, quando consolideremo questa immagine di questa lista. Sicuramente in un panorama affollato che, come diceva Cooperlo, ha delle limitazioni legate alla legge elettorale e che deve guardare agli obiettivi che abbiamo con queste elezioni più che ai singoli simboli, singoli schieramenti. Quindi è ancora tutto molto aperto e fluido in queste ore e lo vediamo. E quindi noi intanto ci concentriamo su quello che possono essere la nostra identità, le nostre proposte. Noi abbiamo aperto mercoledì sera una casella di posta elettronica, lista civica nazionale, @italiace.it, e che sta già avendo centinaia di... Come si chiama? @italiace? Sì, ecco, vedi, sulla mail è stato tutto, però questo lista è di adesione. Scusa, di lista civica nazionale, @italiace. Ma io non ho capito. Che già ho problemi con la memoria. Non ho capito, scusate, non abbiamo sentito bene, Pizzarotti. La mail, perché era importante, è importante a questo punto. Per loro. Lista civica, @italiace? Sì, giusto, @italiace. Sì. Niente, esatto, Italia. Sì. Vabbè, niente, non rimarrà un mistero. Peccato, perché doveva soggetto promosso arrivare le mail. Tra i tanti, ma dal suo coordinatore Pier Camillo Falasca, che come il progetto. Va bene, perché diventa complesso. Comunque, insomma, è un cantiere che anche lì sta cercando. È un po' forse il modello Massimo Franco, se dovessimo, come dire, guardare a qualche settimana fa, è una specie di modello Verona portato a livello nazionale, possiamo
forse definirla così, poi bisogna capire. Sì, però chi io sono. Non ho capito una cosa, scusa, lo chiedo a voi. Il simbolo di questa lista civica nazionale sarà lo stesso che Tabacci ha prestato a Di Maio o è un altro? Non mi pare, mi sembra che Pizzarotti insistesse sulla connotazione del suo movimento e teneva quindi a distanziarsi, no? Sì. Sarà diverso, no. Va bene. Allora, no, perché non funziona, diceva, non rispetto. Non si permetterebbe però, mai scusate, io sulla politica di dire no, estera, se posso permettermi, sì. Noi possiamo anche tenere lontana la politica estera, ma la politica estera ci verrà incontro se non addosso. Perché noi abbiamo 20 miliardi di euro che ci deve dare la Commissione europea entro la fine dell'anno e se non ci sarà un governo che garantisce che questi soldi vengano spesi in un certo modo, siamo tranquilli che ci saranno paesi, soprattutto del nord Europa, che chiederanno che questi fondi vengano revocati all'Italia. Secondo, c'è la guerra e per quanto la teniamo lontana, anche quella ci viene addosso e lo vediamo in queste settimane con tutte queste indiscrezioni o notizie che ci sono. E attenzione, perché quello che bisogna vedere non è che uno, se è per l'Ucraina o per l'invio delle armi, è contro la pace. Questa cosa, secondo me, va un po' chiarita una volta per tutte, perché se noi dobbiamo vedere la lista dei pacifisti oggi in Italia, è una lista che va dal Movimento 5 Stelle all'estrema sinistra, al mondo cattolico, a Salvini. Questo a qualcuno può non piacere, ma questa è la realtà. Allora forse bisogna farsi qualche domanda su quello che oggi il pacifismo significa e se mandare le armi all'Ucraina serva ad accorciare o ad allungare la guerra, e se la accorcia non sia semplicemente che c'è un cedimento a Putin. Quindi è un tema ineludibile per chi andrà a governare. Secondo me, certo. Ripeto, sul pacifismo mi permetto di essere un po' cauto rispetto a queste affermazioni sulla pace, sulla quale io sono d'accordissimo, mi fa paura questa guerra. Ma mi chiedo se il pacifismo, come sta prendendo forma oggi, sia qualcosa che in realtà alla fine non sia quello che fa un favore a Putin. Siamo la clan, della volontà. Sì, del resto non c'è chi possa dire di non essere favore alla pace, diciamo di guerrafondai dichiarati non ce ne sono. No? Nessuno non è pacifista. Però è vero quello che dice Massimo Franco, che dentro il movimento pacifista confluiscono Emily Clancy, forze anche molto diverse, c'è una vecchia sinistra radicale che porta ancora la ferita del 56, c'è un nuovo pacifismo, diciamo, più ideologico e militare, e poi ci sono anche diciamo, pezzi meno decifrabili rispetto al panorama internazionale, tutti insieme. Beh, ma tutti i movimenti così ampi sono frastagliati, hanno al loro interno dei punti di vista differenti, ma questo è anche la forza di un dibattito. La forza del dibattito e del movimento pacifista nel nostro paese è stata quella di problematizzare il fatto che l'invio delle armi potesse portare a un'escalation o che il conflitto sarebbe durato molto più di quanto si stava raccontando, come in effetti è stato, o il dire: vorremmo che si mettessero tutte quelle energie che sono state messe nell'invio delle armi invece nella ricerca di una soluzione diplomatica, cosa che mi sembra essere sparita dall'agenda del paese. Putin. O ancora non la vuole, cioè, Putin, dice Franco. Certo, però se il messaggio che diamo è deve quello che continuiamo a inviare armi perché sappiamo che durerà per sempre il conflitto e siamo già in pace con questa idea e ci siamo già annichiliti al pensiero, è difficile problematizzarne l'uscita. E il dibattito dovrebbe anche pensare alla riconversione ecologica, alla transizione ecologica che stiamo facendo. Cioè, tra qualche mese, già adesso in realtà, ma tra qualche mese sempre di più, le bollette saranno completamente insostenibili. Dobbiamo capire come renderci indipendenti dal fossile, non solo quello di Putin. Questi sono i temi centrali che sta sollevando anche il movimento pacifista e che dovrebbe sollevare una qualunque coalizione che si candida a governare il paese. Facciamo sono così. Contenta che Clancy, andiamo a vedere con il servizio di Maria Grazia Gerina che cosa pensa la base del Partito Democratico alla festa dell'Unità di Roma. Così cerchiamo di sondarne, di capirne gli umori e aggiungiamo un altro elemento al nostro dibattito. Maria Grazia Gerina. Noi siamo carichissimi, non dobbiamo avere paura del voto, quando mai?
Porca vacca, sì, assolutamente sì, ha ancora molto senso votare a sinistra. Sicuramente un paese governato dalle destre mi spaventa molto. Siamo andati tra gli stand della Festa dell'Unità di Roma nel giorno in cui il quotidiano fondato da Gramsci ha dichiarato fallimento, per capire quali sono paure, ansie e smarrimenti che attraversano la sinistra alla vigilia delle elezioni. Pronti ad abbracciare anche il compagno Brunetta? Compagno e Brunetta sono due termini che vanno un po' di contrasto, insomma. Io personalmente no. Brunetta, Gelmini, Carfagna, non possiamo pensare che loro siano il nuovo in politica, ma nemmeno un nuovo progressista o simile di sinistra. Qualche rospo bisogna ingoiarlo. Noi giovani ci sentiamo di sinistra. A volte è un po' complicato sentirsi di sinistra all'interno del partito. Ma finché non facciamo Gelmini ministro dell'istruzione va bene tutto. Preferivate i 5 Stelle come compagni di strada? Sì, assolutamente. 1-1 al tavolo 13. Cacio e pepe. Come la vede la sinistra a queste elezioni? Speriamo bene. Se dovesse vincere la destra di Meloni... Ci faranno vedere come si fa. Magari sono anche più bravi di noi. Ma lo stato d'animo dell'elettore di sinistra qual è? Da quello che si vede qua la festa è molto carico. Certo, è un po' confuso tra Brunetta e il Movimento 5 Stelle. Non so quale il mondo della sinistra quali preferisce. Forse nessuno dei due. Demoralizzati al massimo. Non c'è proprio più speranza. È un paese senza futuro questo. Non bisogna andare a votare, chi voti? Ma non ha paura che possa vincere la destra? Tanto. Per come la penso io, bisogna smetterla con questa retorica del voto utile come argine delle destre e riniziare a parlare di sinistra, di diritti di lavoro e fare delle scelte di campo che siano a sinistra, che sicuramente non sono con Forza Italia, non sono con Calenda e non sono con Renzi. Allora, mi sembra che sia nitido lo spartiacque generazionale, no? I ragazzi, d'altra parte, se non sei appassionato a 20 anni, diciamo come puoi esserlo a 50, i ragazzi sono tutti molto appassionati, le persone di una certa età, il cosiddetto ceto medio riflessivo, un po', diciamo, stancato di riflettere, un pochino disilluso. Il grande tema, vediamo la cartina che abbiamo preparato. Brunetta comunque è un compagno. Il grande tema, appunto, il compagno Brunetta e la compagna Gelmini lasciano tutti un po' perplessi, ma il sentimento, adesso si dice sentiment, che non è la stessa cosa, ma insomma, diciamo, l'umore diffuso. L'umore diffuso sembra un po' essere anche quello di tanto ormai, no? Tanto ormai è andata così, quella persona che cucinava quando ha detto magari sono anche più bravi di noi, vediamo che cosa sapranno fare. Ecco, questa è una frase che io sento molto dire. Vediamo i collegi uninominali, collegi alla Camera e al Senato. David. Allora, questa è una proiezione pubblicata sul Domani, fatta dall'Istituto Cattaneo, e qui, diciamo, i colori, per chi ha problemi, diciamo così, relativi ai colori, è poco intellegibile. Ma in realtà il rosso sono i collegi sicuri del centro-sinistra, quelli grigi sono quelli contendibili. Allora, questa è una proiezione fatta ovviamente sui sondaggi di oggi. Massimo Franco, a lei... A lei ovviamente il commento, perché poi siccome si parla di collegi uninominali, Camera e Senato, messa così la partita sembra... Sempre a proposito del tanto ormai, no? Eh sì, tanto ormai sembra persa. Eppure c'è quel 40%, che è un numero enorme, che è il più grande partito italiano attualmente presente, che sono gli astenuti, quelli che attualmente sono gli astenuti. Sono contendibili come questi, Massimo Franco? Ma sono contendibili... Soprattutto se ognuno riesce a mobilitare il proprio elettorato, intanto. Questo vale sia per il centro-sinistra, ma vale anche per il centro-destra, perché là bisogna capire pure. Io ho la sensazione che Giorgia Meloni sia avviata a una grossa affermazione. Non sono convinto della stessa cosa per quanto riguarda Salvini e anche in parte per quanto riguarda Berlusconi, perché il fatto di aver fatto cadere il governo Draghi peserà sull'elettorato, a mio avviso. Non so in quali termini, ma potrebbe alimentare l'astensionismo anche nel centrodestra. Quella carta che voi avete giustamente mostrato dimostra che cosa? Dimostra perché, a mio avviso, il PD di Letta ha cercato fino alla fine di coinvolgere i 5 Stelle, e cioè l'idea
che ciò che resta dell'elettorato di quel movimento potesse essere arruolato per far vincere il centrosinistra in alcuni collegi uninominali decisivi, dove magari la situazione è in bilico o è già scontata a favore del centro. L'uninominale, lo diciamo per chi lo ci ascolta, è o la va o la spacca, sostanzialmente. Quindi c'è Franco Cuperlo e... Chi prende un voto in più? De Gregorio, vince De Gregorio ovviamente, ma tra i tre, diciamo, chi prende un voto in più vince. Ecco, però si è visto ad esempio in Sicilia, alle ultime elezioni a Palermo, che in realtà il Movimento 5 Stelle non ha più molto da offrire agli altri. E quindi... Oggi la situazione, a mio avviso, è un po' quella che viene fotografata, molto in bilico, bisognerà vedere come si articola la campagna elettorale, ma diciamocela molto francamente, un'elezione con campagna elettorale ad agosto, con una rottura del tipo che abbiamo visto, secondo me non facilita la partecipazione, anzi può diventare... un boomerang brutto. È anche vero che, come abbiamo sentito nel servizio della Festa dell'Unità, e non era gente incontrata per strada, erano persone che erano andate alla Festa dell'Unità, quindi militanti o elettori o simpatizzanti del centro-sinistra o del PD, anche quelli che dicevano di non votare. Ecco, mi sembra che ci sia un po' di rammarico per aver perso il Movimento 5 Stelle e aver invece imbarcato, per usare un brutto verbo, Brunetta, Gelmini, ma persino Matteo Renzi, che viene sempre percepito come il grande traditore. Quei ragazzi, quegli stessi ragazzi, dicevano: beh, se dobbiamo lasciare i 5 Stelle per andare a finire col compagno Brunetta, Cuperlo. Io però, se posso, vorrei... Però è stato il contrario, sui 5 Stelle che hanno lasciato, sì, secondo me, il governo e il PD. Vorrei ricordare che noi abbiamo alle spalle ultimi turni amministrativi dove la vittoria del centrosinistra è stata in un caso nettissima alle 5 principali città italiane e nell'ultimo caso comunque una vittoria significativa in centri che non erano affatto scontati, avete ricordato voi il caso di Verona. Conterà, non so se ha ragione Massimo Franco su questo, conterà la campagna elettorale. Non abbiamo mai votato in questo paese in autunno, all'inizio dell'autunno. C'è una volta soltanto, nel 1919, nessuno di noi c'era e non è una data particolarmente illuminante sul piano storico. Io penso che la campagna elettorale conterà, che conteranno anche le candidature nei collegi uninominali, e però vorrei dire onestamente, con onestà intellettuale, che anche nelle interviste che avete raccolto alla Festa di Roma, c'è un punto che in qualche modo è implicito, anche se non viene detto, no? E io lo riassumo così: in fondo il centrosinistra, noi, le elezioni politiche in questo paese le ha vinte l'ultima volta nel 2006, poi nel 2008 con una bella campagna elettorale di Walter Veltroni, il PD al suo debutto, risultato ottimo per il PD, ma vince Berlusconi. Nel 2013 le elezioni le abbiamo pareggiate e non sottovalutate, ci vuole del talento anche a pareggiare le elezioni, non solo a vincerle o perderle. E nel 2018 abbiamo subito una catastrofica sconfitta elettorale. Sono passati 16 anni, ma per oltre 10, quasi 11 anni di questi 16 anni, in cui non abbiamo vinto le elezioni nelle urne, siamo stati comunque al governo. Siamo stati al governo sempre per ragioni legittime, nobili, giustificabili. Le posso aggiungere una cosa? Volevo solo completare questo. Per ragioni sempre molto legittime, una volta per salvare il paese dalla bancarotta finanziaria, una volta per evitare i pieni poteri di Salvini, una volta per completare il piano di vaccinazioni, il PNRR. Ma questa campagna elettorale... Ma quindi la conclusione di questo ragionamento qual è? La conclusione di questo ragionamento è che noi abbiamo una grande chance in questa campagna elettorale che non avremmo voluto in questi tempi e con queste forme, forse neanche con queste alleanze. Ma la grande chance è dire finalmente al Paese qual è la nostra idea del futuro. Però lei ha detto, non abbiamo mai vinto le elezioni da tanti anni, abbiamo sempre governato, spesso governato per altrettanti anni, e dunque il terzo elemento di questa proposizione... Il terzo elemento è che in questi anni di governo siamo stati costretti dentro maggioranze di governo che abbiamo lealmente sostenuto, ma che non erano chiaramente la maggioranza di governo che noi avremmo voluto. Ah, okay, e non abbiamo potuto realizzare il programma... Se gli italiani ci voteranno e ci manderanno a governare, potremmo fare il nostro... Noi potremmo raccontare agli italiani un'idea del paese che è radicalmente alternativa all'idea della destra. Non le voglio dare un dispiacere, ma in onda, guarda cosa sta accadendo. C'è l'onorevole Marattin che sta seguendo la trasmissione, io dico perché è rivolto a lei, così risponde, sta seguendo la trasmissione e in tempo reale dice... Io non citando lei, proprio è venuto pochi secondi fa, per questo glielo facciamo vedere. Io non penso che l'agenda Draghi debba essere l'agenda del PD, soprattutto in campo economico.
Maratin dice: Gianni Cupero ora in onda. Viene davvero da chiedersi che cosa diamine stiamo aspettando Renzi Calenda. Cioè, capisce che... No, io ho detto una cosa diversa, adesso non ho... No, no, ma non è per correggere, no, però no, è interessante che... Io ho detto che non possiamo fare la campagna elettorale dicendo che l'agenda Draghi è semplicemente la nostra agenda e punto, perché nell'agenda Draghi convenivano anche, confluivano anche forze che stanno sull'altro schieramento, come era inevitabile che fosse. Quindi, e ho fatto, lo vorrei dire all'amico Maratin, se ci sta ascoltando e lo saluto amichevolmente, che per esempio sul terreno della delega fiscale noi siamo per una chiara riforma nel segno della progressività fiscale, chi ha di più deve pagare di più. La destra vuole la flat tax e io penso che Maratin sia molto più prossimo all'idea di una progressività fiscale che non... Mi scusi Cupero, quando lei dice sono 10 anni che abbiamo governato senza aver mai vinto, questo è un argomento che può essere usato pesantemente contro il PD. Io invece lo voglio usare a favore del PD. Mi scusi, il centrodestra può legittimamente dire: dateci finalmente i voti in modo tale che governiamo noi e non un partito che le elezioni non l'ha vinta. No, ma attenzione Franco, la destra ha governato questo paese negli stessi anni, non è che non l'ha governata. E il fatto che oggi si erano compattati attorno all'idea di poter vincere facilmente le elezioni, cosa che non accadrà, ne sono profondamente convinto, però avviene all'indomani di una divisione che li ha visti in parte sostenere il governo Draghi nella maggioranza e in parte stare all'opposizione Giorgia Meloni. Quindi da questo punto di vista il ragionamento che mi sono permesso di fare, ripeto, con un atto di onestà, poi perché è un dato oggettivo quello che ho ricordato, è che noi abbiamo la grande opportunità, la grande chance di dire finalmente al Paese: governare per che cosa, per quali priorità, per quali riforme, per quali diritti, sulla base di quali valori, quali alleanze. Questa è la chance che noi abbiamo e se sapremo, io mi auguro che lo sapremo fare, Letta lo sta facendo, raccontare agli italiani la nostra idea dell'Italia, alternativa a quella della destra, poi questa partita io la considero ancora assolutamente aperta. E però manca, io vorrei tornare da Emily Clancy, sì, perché in questa, ecco Emily, manca un pezzo in questo racconto, manca un pezzo importante, adesso non è offensivo Pizzarotti dire che il centro è affollato, poi lei stesso ha citato molti esponenti, molti sindaci di centro, centro-sinistra, centro-destra, quindi il centro poi alla fine è sempre un campo da cui si vanno a cogliere i fiori, però manca un pezzo di questa storia che non è rappresentato in questo racconto, Emily Clancy. Sì, io invece sono felice che Gianni Cooper lo dica, che l'agenda del PD non è l'agenda Draghi, penso siano passi in avanti molto sensati rispetto a quanto abbiamo ascoltato nei giorni scorsi e penso anche che si debba fare un ultimo sforzo e aprire ai 5 Stelle, perché c'è molta più vicinanza tra progressisti che con i fuoriusciti a Forza Italia. Sì, ancora, e mi scusi Franco, ma quando Renzi fece cadere il governo Conte bis in una situazione altrettanto emergenziale, difficile, non si sono emesse sentenze altrettanto definitive. Allora, il 25 settembre le persone si saranno già dimenticate della rottura del governo Draghi, ma non si saranno dimenticate invece che ci sono delle bollette che stanno crescendo ogni giorno, che c'è bisogno di un salario minimo, che c'è il reddito di cittadinanza, che stiamo uscendo dalla pandemia globale e nei nostri pronti soccorsi mancano 4.200 medici, la stessa regione Emilia-Romagna ha 800.000 euro di debito in sanità. Questi sono i temi attorno a cui si può costruire una proposta e un'agenda sociale che risponde al Paese. Questo che dice Emily Clancy, scusa Davide, lo dicevamo l'altro giorno, cioè fare una campagna elettorale da parte del PD invocando l'agenda Draghi, esatto, dicendo che Meloni è fascista e che Salvini, amico di Putin, è sudato, non è esattamente un tipo di campagna. E ti aggiungo un elemento in più, perché come abbiamo mostrato in diretta il tweet di Maratin che sta seguendo la nostra trasmissione, mi scrive, e mi ha chiesto di leggerlo, insomma, il ministro Patuanelli, ministro del Movimento 5 Stelle, che dice: ma qualcuno mi può dire allora qual è questa famosa agenda Draghi? Sembra quasi, vedete come in onda le notizie arrivano, diciamo, mentre siamo in diretta, però la considerazione che il ministro Patuanelli mi manda e che quindi io giro allo studio fa esattamente, come dire, coincide con l'analisi della Clancy, quando dice: attenzione perché rischiamo di perdere un pezzo, no, di quell'elettorato che può essere rappresentato dal Movimento 5 Stelle, perché su questo è un punto in comune. Ve l'ho letto semplicemente, uno perché il ministro l'ha scritto, ma aspettiamo la risposta dopo la pubblicità, un momento, e la risposta a agenda Draghi sì, agenda Draghi no, il grande dilemma.
Ora, questa benedetta agenda Draghi, dice il ministro Patuanelli, spiegateci cos'è, dice Emily Clancy, sono contenta che l'abbiamo abbandonata, e Gianni Cuperlo. Gestire al meglio le risorse europee del PNRR è parte dell'agenda Draghi ed è fondamentale anche nel dopo. Colpire il lavoro nero, il caporalato, semplificare le norme sui contratti, rinnovare i contratti, aumentare i salari, le proposte del ministro Orlando, di cui ha parlato in questo studio, fanno parte dell'agenda Draghi e verranno per il dopo. Ma ci sono anche tutta una serie di riforme, ne ho accennate alcune, a partire da quella fiscale, ma non soltanto, investire sulla salute, i beni comuni, i beni pubblici, scuola, investire sul lavoro femminile, che non sono stati oggetto quindi, di questa azione di governo e dobbiamo... Cioè, forse si può chiamare agenda Arianna, agenda Federico... Cioè... Chiamiamola un'agenda democratica, progressista e di sinistra. Perché lei sta dicendo ci sono delle cose dell'agenda Draghi che ci interessa portare avanti e altre che non abbiamo portato avanti con Draghi e vorremmo portare avanti. Ma è inevitabile, sentiamo è un Massimo governo Franco. Forse, ma Lega, siamo Massimo Italia, sì. Forse basta chiamarla Ugo, come diceva il grande... Scusate, si chiama agenda Draghi, semplicemente come di rimbalzo perché c'è qualcuno che ha fatto cadere il governo Draghi e quindi in qualche modo è una maniera per darsi un'identità in opposizione a un Movimento 5 Stelle che in modo sconsiderato e forse neanche così consapevole a una Lega e a Forza Italia hanno fatto cadere Draghi. Dopodiché è chiaro che non può essere solo quello, ma Draghi è nato in una fase particolare per far ottenere all'Italia dei fondi e saperli gestire e per combattere la pandemia. Credo che questi siano obiettivi che rimangono a prescindere da qualunque schieramento politico. Se poi vogliamo rinunciarci, allarghiamola, certo, ma qui il problema non è di cambiare l'agenda Draghi, ma di sapere che se la cambiamo troppo andiamo incontro a bruttissime sorprese sul piano europeo e credo anche sul piano sociale perché interno. Ci sono gli impegni da rispettare. Allora, su questo torneremo anche su Pizzarotti, Di Maio. E, insomma, la campagna elettorale è lunga ed è appena iniziata. Noi vi aspettiamo ancora qui domani sera alle 8:30. Se per caso io non dovessi poter venire, non è detto, proverò, ma se non ci fossi vi saluto adesso e ci rivediamo a settembre. Ciallo grazie De Gregori. Ai nostri ospiti. Grazie, grazie a voi. Grazie agli ospiti. Noi, grazie a voi. Io vi devo dire, intanto devo salutare la grande Licia Colò e mi devo scusare con lei, ma vi devo dire che dopo di noi c'è un grande film che si chiama Collateral con il mitico Tom Cruise. Ma sei sicuro che vuoi pronunciare i nomi anche? Sì, no, Tom Cruise lo voglio dire. Cruise sì. Lo vuoi dire. Collateral, un action thriller, una cosa pazzesca. A domani, grazie a Emily Clancy, grazie a Federico Pizzarotti. A voi.